Nicolò Petrucci, guardia della Deco Juve Caserta. Tutto pronto per le Final Eight di Coppa Italia. Traguardo meritato per la vostra squadra. Sì, diciamo che abbiamo lottato dall'inizio dell'anno proprio per raggiungere determinati obiettivi e poi la Coppa Italia è un obiettivo che fa parte del percorso, nel senso le prime qualificate alla fine del girone di andata si qualificano apposta per questa Final Eight, ma magari può essere un obiettivo che parte all'inizio dell'anno oppure no, però come si dice, siamo in ballo, balliamo fino alla fine. Certo. Nicolò, senti, fermo restando che diciamo la prima gara, quella con Faenza, una squadra che avete conosciuto con filmati e via discorrendo, ma qua, e poi chiaramente c'è Salerno che già si conosce, le altre squadre quanto le conoscete? Ma guarda, a livello individuale magari le conosciamo un po' di più perché penso che tutti noi conoscano più o meno quasi tutti i giocatori che compongono le squadre, nel senso anche Cesena, San Severo, Omegna, quindi i giocatori più o meno sono quelli. Il modo di giocare lo scopriremo eventualmente man mano che si va avanti nella competizione. Salerno già sappiamo più o meno le loro caratteristiche sia individuali che di squadra, però adesso pensiamo a venerdì, che è la prima partita, e poi eventualmente penseremo poi alle prossime. Norman Hassan, ala della Deco Juve Caserta. Allora, è tutto pronto per la tre giorni di Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio, chiaramente si spera, dove Caserta sarà impegnata per le Final Eight di Coppa Italia. Allora, questa preparazione com'è andata in questa settimana? Allora, noi siamo contenti di partire per partecipare a questa Coppa Italia, che alla fine è il nostro premio per un ottimo girone di andata e anche della seconda parte, dove della prima parte del girone di ritorno, perché comunque stiamo continuando su bei ritmi a far bene. Questa settimana è stata un po' corta perché arriviamo comunque da una partita a Capodorlando, un viaggio domenica, quindi lunedì chiaramente abbiamo fatto un lavoro solo di pesi e di tiro, abbiamo iniziato ad allenarci seriamente oggi pensando alla partita con Faenza, quindi ci alleneremo, siamo allenati oggi, mercoledì, cioè domani continueremo a preparare la partita, giovedì partiamo, andiamo là e venerdì vediamo di essere pronti e carichi per cercare di portare via più partite possibili e vedere se riusciamo ad arrivare fino in fondo e strappare magari la coppa. Come è stata studiata Faenza, che è il primo ostacolo? Faenza, squadra rognosa, comunque si fa del tiro da tre punti una delle sue maggiori particolarità, ha giocatori di esperienza, giocatori di talento, il primis Vinucci che nella categoria, in questa categoria sposta veramente gli equilibri, e noi alla fine dobbiamo pensare sempre a noi, dobbiamo difendere forte, andare là, fare la nostra partita, che secondo me possiamo divertirci.